1270 metri di dislivello, 34 km percorsi, tutto a manetta con 360 wattora di batteria. Sono arrivato con l'1%, ma prima di raccontarvi tutto facciamo un passo indietro. Ok, 100% di batteria, metto l'assistenza massima, Garmin è sempre pronto, quindi lo avvio e vediamo quanta strada facciamo, ma soprattutto quanto dislivello facciamo. Ok, devo un attimino chiedervi scusa per la telecamera sopra la testa, ma ho pensato che è vero fare il vlogger, è vero fare lo youtuber, ma bisogna guidare bene la bici e con la telecamera appesa davanti sul casco è uno smazzo. Vi porto a fare un giro nel boschetto dietro casa perché voglio girare a fuoco fino a che la batteria non finisce, via. Una cosa importante da sapere in questo giro, per chi non conoscesse bene chi sono io, Marco Del Fontana ha peso 70 kg. Una macchina, non passano mai proprio adesso, ma dimmi te. 70 kg è molto importante sapere il peso perché sulle bici elettriche il peso, soprattutto sul consumo, fa la differenza. Su questa, che ha il motore TQ, un po' meno, secondo me, rispetto alla, a una, un Bosch, uno Shimano, un Broso, una roba così. Però fa la differenza. Ok, per chi segue già il canale, andiamo subito a fare la discesa nuova. Questa si chiama la Palafitta e praticamente l'hanno appena aperta. Incrocia un pezzo della salita che avevamo fatto l'altro giorno, il cross country training, ma è molto bella e secondo me fa un pochettino diventare la discesa più bella del bosco di Santa Franca, soprattutto se vi piace saltare. Io ho sbagliato strada. Forse no, forse sì, ho sbagliato strada clamoroso. Porca di quella. Ma porca miseria. Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Ripartiamo dalla Palafitta che, come ho detto, è bellissima. Ah! Wow, di punta. Che bello, che bello. Mi stavano volando giù gli occhiali. Ah, ma è bellissima. Continua a fischiare. Qua c'è Zafferano. Mi schianto. Buono che sono vivo, molto buono che sono vivo, riparto a manetta perché quando mettete a tutto gas il motore la bici ruzza, è vero che più ruzzate più lei ruzza, però comunque vi aiuta un bel po'. Quindi vi andiamo a fare la seconda salita. Facciamo questa qua che c'ha sto doppietto, che è carino perché devi proprio pomparlo, sempre turbo, sempre boost, sempre massima assistenza. Hanno velocizzato questa curva che non è male, mi sa che ho in testa qualcosa nel casco che invece è male, però sempre divertente. Spero che vi divertiate anche voi a seguirmi in questo riding style. Altra salita, tutta sfondata. Beh, l'abbiamo fatto nella garetta di XC locale della scuderia. Certo che in e-bike è un'altra roba. Eccolo qua, qua c'è il bivio. La fitta, ora siamo giusti. Mi sembrava un po' con meno flow dell'altra volta, perché qui vedi, ho imparato qualche saltino e c'è un botto di stile. E soprattutto dove prima eravamo piantati, adesso andiamo a bomba. Ci ho piazzato un bel fondo corsa. Adesso magari stiamo un po' più attenti qua sul finale. Cerchiamo di farla senza sbriciolarci. Siamo alti qua. Ah no, ma non è così male. Non è così male, no, bomba. Primo dato effettivo, 300 metri di dislivello fatti, ho l'81% di batteria. Diciamo che, a parte qualche metro fatto nel bosco quando mi sono perso stupidamente, sono stati fatti tutti in boost. Abbiamo fatto la lupo prima col doppietto, quello famoso, adesso giriamo giù e facciamo il sentiero, quello che c'era anche nell'anellino di XC. Qui c'è un taglio dritto totale. Ci potrebbero sparare due salti anche lì. Il terreno è fantastico, inizia un po' a chiudersi, però per adesso gripposissimo dopo un filino d'acqua che ci ha fatto su, che la lumen è sempre totale. Devo dire che la Karma 2 è proprio la sua gomma, perché c'è un bel tassello che grippa, si gode. Questo dislivello qui, il motore un pochettino lo sentirà, o meglio l'autonomia, ma a noi non interessa, perché tanto il test è proprio su quello. Quindi via, altro dente. Questa è l'unica curva un po' ignorante. Però qui è bello perché si droppa, si sgappa qua, poi la schiacci giù, sfondi, wow. E il bello che l'ho anche detto che c'era sta pianta. Non so se rifare questa perché è bellissima e rischiare di ammazzarmi ancora oppure no. Vediamo, adesso andiamo su di là. Devo dire che la Spark me la godo tantissimo, però questa
nel giro serale imbattibile, imbattibile, cioè troppo bello. Andiamo a fare la Easy, che non so se è, cioè io la prendo dove c'è scritto scoiattolo, poi non so esattamente se è la Easy o lo scoiattolo, ma secondo me è la Easy col primo pezzo dello scoiattolo. Devo dire che non c'è una gomma che ti dà più feeling della Karma 2, eh? Ho frenato su un rovo, ma bam! Ok, torniamo a fare la lupo, andiamo a fare il droppettino. Forse è quello che mi ha sparato fondo corsa, non mi ricordo. No. What? Comunque la bici elettrica è la bici migliore per un discesista, perché comunque talleni un botto, fai un sacco di discese. Riuscite a vederlo, ma fa ridere vedere tutti i becchi. Salite, discesa, salite, discesa, salite, discesa, salite, discesa. 600 metri fatti, 58% di batteria. Avanti tutta. Sembra di... Faccio una piccola analisi a metà giro. Il motore, la batteria, perché parliamo bene, cioè il motore e la batteria, mi sembra abbastanza, me ne ero già accorto prima, abbastanza equilibrata nel darti l'assistenza, quindi non è che al 50% poi dura la metà della metà prima. L'altra considerazione è questa bici rispetto all'altra, quindi a un Bosch, uno Shimano, un Brose o un whatever other engines, è una bici che ti assiste e ti dà energia e ha il serbatoio in base a quanto tu pedali. Con le altre non è vero, non è che se uno pedala tanto, cioè Garibbo consuma poco perché pesa 50 kg e un altro consumerà tanto perché ne pesa 80. Questa no, questa fa tanto quanto pedali tu. Altra considerazione, abbiamo fatto tipo 13 km, quindi pochi, 674 metri di dislivello per l'esattezza, abbiamo il 53% di batteria, siamo sempre a manetta, ma siamo stati in un posto molto compatto, tanta salita, tanta discesa, tanta salita, tanta discesa, niente pianura, perché in realtà secondo me, e questa è una considerazione che farò anche sul finale, la ripeterò, la ribadirò, le bici vanno calcolate, se parliamo di assistenza, in base, scusate più forte di me, in base a quanto, a quanta salita fai, a quanto dislivello fai. Non ha senso parlare di distanza, perché uno può fare 100 km in pianura, è chiaro che la batteria dura. A quanta salita fai? Quindi andiamo avanti. Morale della favola per dirvi che probabilmente in questo 50% di batteria farò meno dislivello, perché farò più strada, più chilometri, e però 1000 li prendiamo facili facili, che per una batteria da 360 tutto a boost è tanta roba, eh. Ok, saliamo da Castello adesso, altro giro, altra corsa, andiamo a consumare un po' di batteria su di qua. Sì, la scuderia ha fatto mettere da bere, raga, se avete sete mi ha fatto mettere da bere in giro, non si sa mai. Tra l'altro, altro dato fico, non so se riuscite a vedere qua, prendo la GoPro, 230 watt i miei espressi, pedalando così, e 300 sono quelli che mi dai, perché è vero che ha tipo 50 Nm di coppia, 60 Nm, ma la potenza è un bel po', cioè quando allunghi te gli dai, io vado a 300, lei 300, cioè 600 watt, fai della strada, eh. Monte Padova, sta venendo buio, la batteria ancora c'è, purtroppo sono andato a casa e via, avanti. Andrà a petrolio, secondo me va a petrolio alla fine, c'è da guardare. Vediamo se c'è giù qualcosa anche sul Padova, ce ne accorgiamo in fretta, sperando di frenare per tempo. Spondire, non so se mi segue un cinghiale o un sasso, ma beh, via uovo, penso di non essere mai arrivato così forte. Molto bene, perché mi gasa la bici, mi gasa. Ho fatto volentieri il Rio Martino, ma devo fare ancora del dislivello, quindi risalgo di qua, scendo, vediamo come fare lì. Tra l'altro si è cappottato, Simo, rimettiglielo. Già fatta lui?
Forza di quella si è cappottato il nostro clubber Alex, che però sta bene, ha detto che è one of us. Allora, cosa importante, siamo al 20% di batteria e sto guardando un po' il wattaggio. Sembrerebbe che comunque, anche quando arrivi al 20, di solito una batteria e un motore normale ti dà un po' meno, cioè tipo vai in autosave, qui ti dà ancora tanta potenza, eh? È interessante questa cosa. Ora non ho voglia di andare a fare il taglio sulla destra perché ho paura di perdermi nei rovi e prendere una cinghialata, e quindi non so se lo farò. Allora ragazzi, Castellarquato proprio top, eh? Al tramonto proprio top. Peccato che non vuol finire sta batteria, non so più cosa fare. Speravo finisse prima, eh? E speravo anche che col pedalare meno ti assistesse di meno. Sono stanco, non so più neanche coniugare i verbi. Però devo dire che tutto sommato è pochissimo quello in meno che ti dà quando pedali di meno. Quindi ho il 13%, ho fatto 1113. Nota bene, quando arriva al 10%, cioè il sistema intelligente cosa fa? Taglia la potenza tipo all'1, quindi la bici spinge di meno. Abbiamo fatto 27 km e quindi è come se hai tipo un'attacca sola d'energia. Ma adesso gliene rimetto 3 e vediamo se mi ruzza oppure se l'ultimo 10% lo fa comunque alla minima assistenza, perché potrebbe essere. Vediamo. No, ho una brutta notizia da darmi, non da darvi. Quando va al 10%, praticamente ti dà l'assistenza minima. Io sono bollito, quindi l'assistenza minima, insomma, non è che me la goda tanto. Vado su pian pianino, ho una fame boia, a parte che sono le 7:15. Ormai è fatta, siamo tornati a San Lorenzo di Castellarquato, abbiamo 4% di batteria, dovrebbe finire, spero lì avanti, perché la cena è pronta. È assurdo, ma ho ancora l'1% di batteria, quindi adesso giro per casa finché non finisce.